Un UFO fotografato sopra Albuquerque, New Mexico, nel giugno 1963. Sembra che gli avvistamenti degli UFO siano collegati da una linea che unisce vari siti archeologico-megalitici. Domanda: che cosa c'è di vero nel famoso triangolo delle Bermude? Risposta: è un luogo di passaggio dal piano astrale al piano fisico, attraverso cui entrano ed escono tutti i veicoli con cui vi raggiungono i fratelli dello spazio. Questi, infatti, non fanno viaggi di migliaia di anni luce, ma si servono di quel portale per arrivare alla Terra. Voi potete intuire che la tecnologia dei vostri fratelli dello spazio arriva dove la vostra immaginazione non potrebbe mai arrivare. Domanda: perché la loro tecnologia è così avanzata? Risposta: perché riflette la maggiore evoluzione che queste creature hanno raggiunto rispetto a voi. Un altro portale sulla Terra è situato sulla muraglia cinese. E uno in miniatura anche in Italia e su Marte. Esattamente nel 2012, sulle piramidi di Egitto, si aprirà un altro portale che toglierà un'altra parte del velo sull'esistenza della vita oltre la morte e sarà uno dei più importanti. Domanda: perché non scendete mai in maggiori dettagli? Risposta: ce lo impedisce l'evoluzione media della vostra umanità, che è l'unica a condizionare le nostre comunicazioni. Domanda: che cosa c'è di vero nel famoso triangolo delle Bermude? Risposta: è un luogo di passaggio dal piano astrale al piano fisico, attraverso cui entrano ed escono tutti i veicoli con cui vi raggiungono i fratelli dello spazio. Questi, infatti, non fanno viaggi di migliaia di anni luce, ma si servono di quel portale per arrivare alla Terra. Voi potete intuire che la tecnologia dei vostri fratelli dello spazio arriva dove la vostra immaginazione non potrebbe mai arrivare. Domanda: perché la loro tecnologia è così avanzata? Risposta: perché riflette la maggiore evoluzione che queste creature hanno raggiunto rispetto a voi. Un altro portale sulla Terra è situato sulla muraglia cinese e uno in miniatura anche in Italia e su Marte. Esattamente nel 2012, sulle piramidi di Egitto, si aprirà un altro portale che toglierà un'altra parte del velo sull'esistenza della vita oltre la morte e sarà uno dei più importanti. Domanda: perché non scendete mai in maggiori dettagli? Risposta: ce lo impedisce l'evoluzione media della vostra umanità, che è l'unica a condizionare le nostre comunicazioni. Domanda: che cosa c'è di vero nel famoso triangolo delle Bermude? Risposta: è un luogo di passaggio dal piano astrale al piano fisico, attraverso cui entrano ed escono tutti i veicoli con cui vi raggiungono i fratelli dello spazio. Questi, infatti, non fanno viaggi di migliaia di anni luce, ma si servono di quel portale per arrivare alla Terra. Voi potete intuire che la tecnologia dei vostri fratelli dello spazio arriva dove la vostra immaginazione non potrebbe mai arrivare. Domanda: perché la loro tecnologia è così avanzata? Risposta: perché riflette la maggiore evoluzione che queste creature hanno raggiunto rispetto a voi. Un altro portale sulla Terra è situato sulla muraglia cinese e uno in miniatura anche in Italia e su Marte. Esattamente nel 2012, sulle piramidi di Egitto,
si aprirà un altro portale che toglierà un'altra parte del velo sull'esistenza della vita oltre la morte e sarà uno dei più importanti. Domanda: perché non scendete mai in maggiori dettagli? Risposta: ce lo impedisce l'evoluzione media della vostra umanità, che è l'unica a condizionare le nostre comunicazioni.